Sapete che cos'è? Il battito del mio cuore. Se provaste ad ascoltare il vostro, vi accorgereste che batte circa una volta ogni secondo. Ma i movimenti del mio cuore non sono completamente regolari, non intercorre cioè lo stesso tempo fra un battito e l'altro. Questo è un grafico dei battiti del cuore, un elettrocardiogramma. Vi accorgerete osservandolo che il movimento del cuore è complicato e si ripete nel tempo, ma non esattamente. Per esempio, la durata di questi due battiti non è del tutto uguale. In questo film noi vi parleremo invece di moti che si ripetono nel tempo, esattamente. Parleremo cioè di moti periodici. Ecco, questo, vedete, è il grafico di un moto periodico. I moti periodici, per quanto complicati siano, si possono analizzare in termini di un particolare tipo di moto periodico, che si chiama moto armonico semplice. Ma c'è di più. Lo stesso moto armonico semplice si trova frequentemente in natura, perciò è importante che riusciate a comprendere bene questo moto. Quelli che vi mostrerò sono alcuni esempi di moto periodico. Questa palla è sospesa ad una molla piuttosto lunga. Il suo periodo di oscillazione è di 4 secondi circa, cioè la sua frequenza di oscillazione è un quarto di ciclo al secondo, o pressappoco. Questa invece è una bilancia inerziale. Oscilla con un periodo di circa un secondo. Questo diapason vibra molto più rapidamente. Non posso certo stabilire a occhio qual è il suo periodo, ma vedo che qui c'è scritto che fa 440 vibrazioni al secondo e il suo periodo perciò deve essere un 440esimo di secondo. Il periodo dei rimbalzi di questa pallina è circa mezzo secondo. Ma si vede ad occhio che questo periodo decresce continuamente, perciò questo non è un buon esempio di moto periodico. Questo invece è un moto periodico con cui avete già avuto a che fare. Il moto di questa palla si ripete nel tempo esattamente, con un periodo di 5 secondi. Questo è un moto circolare uniforme. Questo moto voi sapete descriverlo completamente, conoscete addirittura le equazioni che descrivono questo moto. Ma quanto ne sapete degli altri moti periodici che vi ho mostrato? Sapreste scrivere le equazioni che li descrivono? Questo oggetto si muove di quel particolare tipo di moto che si chiama moto armonico semplice. Come posso descriverlo questo moto? Bene, per descrivere un moto completamente mi occorre soltanto sapere come varia lo spostamento nel tempo. Questo apparecchio è fatto in modo che la penna attaccata al punto mobile possa tracciare un grafico spostamento tempo. Questa lastra di vetro è mobile, vedete? E adesso io la farò muovere in questa direzione con una velocità costante. La distanza che percorrerà in questa direzione sarà proporzionale al tempo impiegato. La penna si muoverà sempre su e giù di moto armonico semplice, ma per ogni intervallo di tempo la lastra di vetro avrà percorso in questa direzione un tratto corrispondente. Il segno che traccerà la penna sarà quindi un grafico spostamento tempo del moto armonico semplice. Adesso metterò in moto la lastra. Molto bene. Sei sicuro che sia un moto armonico semplice? Oh sì, te lo garantisco. Il dottor Hume mi garantisce che questo è il grafico spostamento tempo di un moto armonico semplice. Allora potrò servirmi di questo grafico per trovare che equazione va usata per descrivere un moto armonico semplice. Questi due assi li ho disegnati prima, un asse verticale e un asse orizzontale. La penna ha iniziato a tracciare il segno da qui, perciò il tempo va rappresentato in questa direzione. Lo spostamento lo rappresento in questa direzione, spostamento X.
ho scelto lo zero dello spostamento, in modo che lo spostamento massimo in su sia uguale allo spostamento massimo verso il basso. Chiamerò la direzione verso l'alto positiva, quella verso il basso negativa. Voi sapete come si trova la velocità da un grafico spostamento-tempo. La pendenza della curva in ogni punto ci dà la velocità che si ha in quel punto. Adesso qui sotto disegnerò il grafico velocità-tempo. Ho tracciato queste linee verticali per facilitare il lavoro. Sono spaziate di un quarto di periodo tra loro. Ricordatevi che questo tratto è un periodo. E poi il moto ricomincia da capo. Inizialmente la tangente è orizzontale. La pendenza è zero, perciò la velocità è zero. Questo è il punto dove la penna, in moto armonico semplice, si è fermata per ripartire in direzione opposta. Poi, un quarto di periodo più tardi, qui, la tangente è molto inclinata e la pendenza è negativa. Io non ho specificato qual è la scala della velocità usata, però supporrò che la grandezza della pendenza, cioè della velocità, sia questa. Dopo un altro quarto di periodo, la pendenza e la velocità sono di nuovo zero. Un altro quarto di periodo e la pendenza ridiventa positiva. Credo si capisca per la simmetria di questo grafico che la grandezza della pendenza qui è esattamente la stessa della pendenza che abbiamo qui, solo che qui la velocità è positiva. Dopo un altro quarto di periodo, la pendenza è di nuovo zero. Ho percorso così un intero periodo, dopodiché il moto si ripete. È chiaro che non posso congiungere questi punti con delle rette, perché la velocità qui cambia con continuità e dovrei aggiungere altri punti tra questi. Se avessi fatto delle altre misure, avrei trovato una curva fatta all'incirca così. Questo è il grafico velocità-tempo per un moto armonico semplice. Penso sia evidente che esso ha la stessa forma del grafico spostamento-tempo. Ma il grafico della velocità è spostato verso sinistra di un quarto di periodo. Quando lo spostamento è massimo, la velocità è zero. Quando lo spostamento è zero, la velocità è massima in giù o in su. Come vedete, un punto in moto armonico semplice si muove più velocemente al centro del moto. Dunque, cosa risulta da questo grafico? La pendenza di un grafico velocità-tempo in ogni punto fornisce l'accelerazione in quel punto. Allora qua sotto io adesso disegnerò un grafico accelerazione-tempo. Certo potrei anche, come ho fatto prima, prendere le pendenze da qui. Questa volta però non occorre. Questo grafico ha la stessa forma di quest'altro. Dunque, se prendo le pendenze da questo grafico, ottengo un altro grafico della stessa forma, ma spostato di un altro quarto di periodo. Quindi sarà all'incirca così. È assai difficile disegnare bene questi grafici senza misurare effettivamente la pendenza in un gran numero di punti. Questi sono solo degli schizzi grossolani, ma in precedenza li avevo fatti con più cura. Questi sono i grafici che ho ottenuto. La scala che ho adottato per l'accelerazione è arbitraria. È arbitraria per tutti questi grafici. Ho voluto però scegliere la scala per l'accelerazione in modo che il grafico accelerazione-tempo fosse del tutto identico a quello spostamento-tempo. Ora vi mostro cosa intendo quando dico che questi grafici hanno la stessa forma, ma sono spostati. Hanno proprio la stessa forma. Il fatto
Che questi due grafici siano identici tra loro, ma spostati di un quarto di periodo, è caratteristico di un solo tipo di moto periodico. Ogni moto periodico che abbia questa proprietà è detto moto armonico semplice. Ognuno di questi grafici descrive il moto armonico semplice. Ma io voglio trovare una relazione matematica che descriva il moto armonico semplice. Come posso trovarla? Proviamo a fare un confronto tra il grafico dell'accelerazione e il grafico dello spostamento. Quando lo spostamento è massimo, anche l'accelerazione è massima, però in senso opposto. Quando lo spostamento decresce, anche l'accelerazione contemporaneamente decresce e ambedue divengono zero insieme. La grandezza dell'accelerazione è sempre proporzionale allo spostamento, ma l'accelerazione è sempre in direzione opposta allo spostamento. Come è possibile esprimere ciò con la matematica? In questo modo. L'accelerazione è proporzionale a meno lo spostamento. Questa relazione matematica definisce il moto armonico semplice. Ma che sappiamo della forza? Tutto questo era solamente la cinematica del moto armonico semplice. Che si può dire della dinamica del moto armonico semplice? Quando si ha una massa che si muove di un moto di questo tipo, quale specie di forza deve esserle applicata? Bene, ogni volta che una certa forza agisce su una massa, secondo la legge di Newton, la forza è proporzionale alla accelerazione. Adesso confrontate queste due espressioni. Vedete da voi che se una massa si muove di moto armonico semplice, deve agire su di essa una forza che è proporzionale allo spostamento cambiato di segno. F è proporzionale a meno x. Scrivo ora questa relazione in forma di equazione. E posso farlo introducendo la costante di proporzionalità, k. Questa si chiama la costante della forza di quel particolare moto armonico semplice. Ogni volta che una forza si comporta in questo modo, ne risulta un moto armonico semplice. Il dottor Hume ha preparato un esperimento nel quale potremo fare misure di forza. Questo, vedete, è un moto periodico. Sarà un moto armonico semplice? Questa è la posizione di equilibrio del nostro disco. Se adesso lo porto più lontano da me, le molle esercitano una forza diretta verso di me. Se lo sposto invece nella mia direzione, le molle esercitano una forza in senso opposto. Le molle esercitano su questo disco una forza di richiamo, e una forza di richiamo è necessaria per il moto armonico semplice, ma come vi ho mostrato, in un moto armonico semplice la forza di richiamo è sempre proporzionale allo spostamento. Per vedere se adesso lo è, dovremo fare un po' di misure. Su questa scala vedremo lo spostamento del disco in centimetri. Questo è un dinamometro che è stato tarato in Newton. Ora lo aggancerò al disco e sposterò poi questo lontano dalla sua posizione di equilibrio, misurando la forza. Ecco qua, adesso si trova a 10 centimetri esatti e la forza è 1,1 Newton. 1,1. A 20 centimetri, 2,2 Newton. 2,2. A 30 centimetri, 3,4 newton. 3,4. A 40 centimetri, 4,6 newton. 4,6. Potete vedere che di fatto la forza di richiamo è proporzionale allo spostamento. Ciò significa che questo moto deve essere un moto armonico semplice. Se disegnassimo il grafico spostamento-tempo di questo moto, avrebbe proprio la stessa forma del grafico spostamento-tempo che avete visto prima. E quale sarà il periodo di questo moto?
Secondo voi, insomma, il periodo da che cosa dipende? Il dottor Hume ha messo un bell'anello di piombo sul disco. Voi vi aspettate che il periodo di questo moto sia ora più grande o più piccolo di prima? Credo che capirete che con una massa maggiore c'è più inerzia e il moto sarà più lento. E il periodo più grande di quello di prima. È ancora un moto armonico semplice, ma di diverso periodo. Supponiamo di usare una molla più rigida. In che modo varierà il periodo? Bene, quando il disco si sposterà, la forza di richiamo agente sarà maggiore, il moto più veloce e il periodo sarà minore. Ma come esattamente il periodo dipende da tutto questo? Diamo un'altra occhiata alle equazioni. Finora non ho scritto un'equazione per l'accelerazione, ma posso farlo facilmente. La forza è uguale a questo, ma come già abbiamo detto prima, secondo Newton, la forza risultante è uguale alla massa per l'accelerazione. Fate ora un confronto tra queste due espressioni della forza, eguagliandole. L'accelerazione è uguale a meno k su m per lo spostamento. Questa equazione, proprio come questa espressione, definisce il moto armonico semplice. Ma in nessuna di queste due espressioni è presente il periodo, la cosa che è più facile da misurare. Posso dirvi che è senz'altro possibile, ricorrendo alla matematica, ricavare un'espressione del periodo da questa equazione, ma la matematica necessaria probabilmente non la conoscete, perciò arriveremo al periodo per un'altra via. Noi possiamo arrivarci usando, quanto voi certo già sapete, su un altro tipo di moto, cioè il moto circolare uniforme. È ben chiaro che c'è una relazione tra il moto circolare uniforme e il moto armonico semplice. Vi chiederò ora di usare quanto sapete circa questo moto per analizzare il moto armonico semplice. Di solito si procede in senso inverso, si arriva a studiare un moto su traiettoria curva analizzandolo nei suoi moti componenti lungo linee rette. Ora vi farò un esempio. Ecco il modello di una pallina lanciata orizzontalmente. Il modello mostra le posizioni della pallina a intervalli uguali di tempo. Voi sapete che si può calcolare questo moto pensando a due moti indipendenti tra loro. Uno in questa direzione, e cioè il componente orizzontale, e uno in questa direzione, ossia il componente verticale. Ora guardate il modello da un altro punto di vista. Si direbbe una pallina che cada lungo la verticale con accelerazione costante, l'accelerazione dovuta alla gravità. Ciò che voi vedete è il componente verticale di questo moto. Ora girerò il modello in modo che possiate vederlo dal di sopra. Si direbbe una pallina che viaggi con una velocità costante. Ciò che vedete ora è il componente orizzontale del moto. Questo moto curvilineo lo si può analizzare in questi due componenti indipendenti. Potete pensare che anche il moto circolare abbia un componente orizzontale e un componente verticale. Quando io lo giro da questo lato, voi vedete il componente verticale del moto. Sembra che il punto si muova su e giù lungo una retta. E si direbbe che sia un moto armonico semplice. Ma studiamoci sopra. Disporrò alcuni vettori su questo cerchio uno alla volta, che dovranno rappresentare o lo spostamento o la velocità o l'accelerazione del punto ruotante in moto circolare uniforme. E osservandoli di fianco, questi stessi vettori rappresenteranno lo spostamento, la velocità e l'accelerazione del componente verticale del moto circolare. Iniziamo con lo spostamento. La grandezza del vettore spostamento è uguale a R, il raggio del cerchio.
Esso è diretto dal centro verso il punto mobile. Ora, vi prego, osservate il componente verticale del vettore spostamento. Ora è zero, ora è positivo, ora è zero, ora è negativo. Questo è il vettore spostamento che il dottor Ivy ha chiamato X. Esso è diretto dalla posizione 0 verso il punto mobile. Ora la velocità. Questa stecca per noi rappresenta il vettore velocità. Ricordate che la velocità è sempre tangente al cerchio e che essa rimane costante in grandezza mentre il punto si muove. Guardate ora il componente verticale del vettore velocità. Ora è zero, ora è massimo, ora è di nuovo zero. Esso è massimo al centro del moto, è zero agli estremi. Questo è il modo con cui la velocità varia nel moto armonico semplice. E come sarà l'accelerazione? Toglierò anzitutto il vettore velocità. Questo rappresenta l'accelerazione. L'accelerazione del punto che si muove su un cerchio ha una grandezza che è costante. Essa è diretta verso il centro del nostro cerchio. Osservate adesso il componente verticale dell'accelerazione. Ora è zero, ora è massimo. Ora è zero, ora è massimo. Quando lo spostamento è zero, l'accelerazione è zero. Quando lo spostamento è massimo, l'accelerazione è massima. Quando lo spostamento è verso il basso, si ha un'accelerazione verso l'alto. E quando lo spostamento è verso l'alto, si ha un'accelerazione verso il basso. Ora, per aiutarvi a vedere che l'accelerazione è proporzionale allo spostamento, ve lo mostrerò di nuovo. Io posso fare il vettore accelerazione di una scala a mia scelta e per comodità ne userò uno che sia esattamente uguale in lunghezza al nostro vettore spostamento. Ora, come vedete, è uguale allo spostamento X. Però è diretto nel senso opposto. L'accelerazione è esattamente proporzionale allo spostamento, ma il verso è opposto. A questo componente verticale del moto circolare uniforme si adatta esattamente la definizione del moto armonico semplice. A è proporzionale a meno x. In effetti, si è usato il moto circolare per produrre il moto armonico semplice che avete visto prima. La penna va su e giù in modo tale da seguire il componente verticale del moto del punto che si muove uniformemente su di un cerchio. Noi ci siamo interessati adesso del moto circolare per trovare un'espressione per il periodo del moto armonico semplice. Il periodo di questo moto armonico semplice è identico al periodo di questo, che è un moto circolare. La lunghezza di questo vettore accelerazione è uguale a R, il raggio del cerchio. Ho scelto io la scala perché venisse così, ma voi sapete che in effetti questa accelerazione è uguale a 4 pi greco quadro su t quadro moltiplicato R. Questo è il fattore di scala e T è il periodo e tutto l'insieme è la accelerazione centripeta. È con questa medesima scala che a voi la componente verticale dell'accelerazione appare uguale in lunghezza allo spostamento X. Ma bisogna applicare lo stesso fattore di scala.
Questa è dunque la grandezza dell'accelerazione nel moto armonico semplice. L'accelerazione è diretta in senso opposto allo spostamento e quindi il vettore A è uguale a meno 4π greco quadro su t quadro moltiplicato per il vettore x. Adesso confrontiamo questa espressione dell'accelerazione con quella che ha trovato il dottor Ari. Come vedete, entrambe le espressioni connettono accelerazione e spostamento nel moto armonico semplice, perciò devono essere equivalenti. La mia espressione è basata sulla cinematica. L'ho ricavata usando nozioni a voi note sul moto circolare, quindi massa e forza non compaiono per niente. Il dottor Ivy ha usato la legge di Newton, che è dinamica. Quindi nella sua espressione ci sono la massa e la costante della forza. Ora, se confrontiamo queste due espressioni, potete vedere che K su M deve essere uguale a 4π greco quadro su T quadro. Ciò significa che T quadro è uguale a 4π greco quadro M su K. Ora prendiamo la radice quadrata. T è uguale a 2π greco radice quadrata di M su K. Finalmente abbiamo ottenuto un'espressione per il periodo T, il periodo di una massa M che si muove di moto armonico semplice sotto l'azione di una forza di richiamo espressa dalla costante K. Ora sapete che il periodo dipende dalla massa e dalla costante della forza. Come avevamo detto prima, intuitivamente più grande è la massa, più lungo è il periodo e più lento è il moto. Più rigide sono le molle, più corto è il periodo e più svelto è il moto. Ho fatto un po' di calcoli per il particolare moto armonico semplice del disco. Prima di tutto, dai dati ricavati prima, ho tratto la costante della forza K. Una forza di 4,6 N dava uno spostamento di 40 cm, o 0,4 m. Cioè la costante della molla, o della forza, è 11,5 N per metro. Come costante della forza, nell'espressione del periodo, ho usato questa. Ho pesato il disco. La massa è 3,67 kg. Con un po' di aritmetica, il periodo risulta di 3,54 secondi. Ora proviamo un po' a misurare il periodo e vediamo se viene proprio quello. Zero. Uno. Due. Tre. Quattro. Sono 18 secondi, dunque il periodo è di 3,6 secondi, valore che nei limiti degli errori sperimentali è proprio lo stesso dei 3,54 secondi di prima. Cioè, si ottiene lo stesso valore dal calcolo e dall'esperienza come deve essere. Abbiamo fatto la teoria del moto armonico semplice. Ecco un moto periodico che ci è molto familiare. Io sono un pendolo. Questo è un moto armonico semplice? Ricordate che ogni volta che si ha un moto armonico semplice ci deve essere una forza di richiamo proporzionale allo spostamento. Qui, indubbiamente, c'è una forza di richiamo, quella che proviene dalla gravità. Ma questa forza è veramente proporzionale allo spostamento? Beh, per piccole oscillazioni del pendolo lo è. Che il moto di un pendolo per piccole oscillazioni è un moto armonico semplice. Ma questo è sempre meno vero col crescere delle oscillazioni.
Il periodo del moto armonico semplice dipende dalla massa oscillante e dalla costante della forza di richiamo. Che cosa capiterà qui se si raddoppia la massa? La raddoppiamo? Più o meno direi di sì. Se provaste a misurarlo, vi accorgereste che il nostro periodo ora è esattamente identico a quello di prima. Qui il periodo è indipendente dalla massa. E ciò perché io ho cambiato anche la costante della forza. La costante della forza qui dipende dalla forza di gravità su di noi, cioè dal nostro peso. E quando io aumento la massa, aumento ovviamente anche il peso in proporzione. Il periodo di un pendolo è indipendente dalla massa che oscilla. Dipende però dalla lunghezza del pendolo.